Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Alex2001 e oggi siamo qui nel terzo episodio di Dragon Vale. Vi dico che è finito l'evento e adesso appena carica vi faccio vedere come è andato avanti il mio parco e se mi ricordo vi dico un po' cosa ho comprato. Aspettiamo il caricamento. Ok, allora, per ultimo tipo schiuderemo l'isola che l'ho comprata, come vedete i soldi sono scesi e lì c'è una cosa. Qui devo farvi vedere che questa qui è l'incubatrice, ragazzi, e intanto mettiamo in mostra questo uovo, che sicuramente c'era già. Esatto. Qui lagga di più perché appunto c'è stato un aggiornamento che ha aggiunto questo nell'incubatrice è stata aggiunta la missione come le missioni di Kairos e quindi c'è tutta la sua storia da costruire le cose con i pezzi che trovi. Allora, qui è terra e freddo, ce ne sono tanti. Tipo, se io clicco invio per vedere un po' tutti, io ho questi due pezzi, devo prendere questi altri per questo pezzo. Poi ci sarà quest'altra parte e poi ci sarà l'ultima fase che è la costruzione del nido. Cosa che posso fare è acquistare anche il drago Gaia che è per 3.275 gemme, ma ovviamente non ce le ho e non le spenderei per questo. In pratica, quando finirò tutto, mi sembra che ogni 4 giorni posso schiudere un uovo istantaneamente. Adesso ho messo anche il volume che mi ero dimenticato. Allora, andiamo a mettere in incubatrice tipo questo uovo. Ah, ho ottenuto un gemelli, anche se è uno schifo, però vabbè, facciamo riprova, vediamo un po' quanto ci esce. Dai, 8 ore, vabbè. Qui soldi, non ha spazio. Allora riscuotiamo tutto. Faccio vedere, se mi ricordo vi faccio vedere appunto un po' di cose che ho comprato anche con l'evento che è finito. Questo lo facciamo dopo. Qui c'è Kairos, la missione non è ancora finita. Adesso ci vogliamo, vi faccio vedere che c'è una specie di mini evento in corsa, non è proprio un evento perché non c'è la solita isola in più con le cose da comprare, non c'è robe da raccogliere, però è una semplicissima cosa che ha aggiunto delle coltivazioni da fare. Adesso vi faccio vedere. Chi mi dà 50? Mi dà 50 di cibo con 400 monete e ci mette un minuto. Sai ragazzi, 50 di cibo per me che ne ho 10 milioni non è niente, ma finché c'è, visto che è una cosa a tempo limitato, finché c'è io lo faccio anche se non guadagno niente, perché ho fatto un po' di conti e ho visto con tutte le 11 cascine che ho, per prendere tutti l'un milione e 100.000 cibo che prendevo con una
una shoppata di tutte le cascine con 55 milioni di monete, che ci metteva 2 ore. Io per raggiungere quella cifra di cibo dovevo metterci 35 ore a stare io continuando a fare ricresci e tutto, e raccogliere 35 ore così, poi di più perché, però, quello lì, e 35 ore di seguito a far così per raggiungere la stessa cosa, e spendevo solamente 8 milioni 800 mila di monete. Cioè, è un risparmio assurdo di monete, ma il tempo non... è impensabile di stare 35 ore attaccato a questo gioco a fare così. Ovviamente è una cosa impossibile, però per risparmiare qualcosina e guadagnare niente lo faccio lo stesso. Per ora che c'è. Intanto, adesso vi faccio vedere. Qui avevo comprato tipo questo, Drago Ugarite, con l'evento. Poi ho comprato finalmente la statua di Kairos. Non so se ve l'avevo già mostrato, ma mi sa di no. Questa qui. E ora ho potuto portare i draghi, tutti i draghi epici a livello 15, ed è ciò che ho fatto. Tutti i draghi epici sono a livello 15, tutti. Tutti li ho portati subito. Mi sono messo lì, compravo il cibo e nutrivo tutti i draghi. Li ho fatti tutti. Tutti ovviamente tranne quelli gemma perché non si può. Adesso è pronto qua. Ci mette un minuto, quindi niente, però se ci sto attaccato potrei fare un po', ma non è che me ne sto a rincoglionirmi così. E adesso schiudiamo finalmente l'isola. Appena finisco qui, faccio schiudere l'isola, cioè evoco l'isola, perché ci ha messo tipo 2 giorni e mezzo a formarsi. E adesso io non so neanche dove me la metterà, ma adesso ve lo farò vedere. È arrivato il momento. È molto tempo che ho quell'iconcina qui del simbolo dell'isola pronta, e non aspettavo altro che fare e registrare questo video con voi. Adesso cliccherò evoca. E ora mi dice che ce l'ho già in possesso. Ora che ci arriverò. E me la fa vedere, eccola qui, me l'ha messa di qua. Ecco, pensavo che me la metteva qui, immaginavo io che me la mettesse qui. Ok. E la cosa mi piace perché mi serve in questa posizione. Perfetto. Ora ho 10 isole, il mio parco ha 10 isole. E ci sarà tutto da rimuovere, gli alberi, sassi, massi, cumuli di massi, robe varie. Mi costerà un po', ma mi regalerà un po' di punti esperienza. Volevo farvi vedere che ho raggiunto il livello 64. Altro da fare? Non lo trovo. Del resto da comprare, insomma, non... del resto che ho comprato non mi ricordo molto cos'è che ho comprato. Forse qualche decorazione che sapete che le ho messe di qua, in quest'isola qui. Qualche decorazione l'avevo presa, tipo questa, per farmare il numero di premi che potevo avere. Poi il drago che mi regalava alla fine del calendario, questo qui, drago della marmora. L'unico drago crisalide che ho, e quindi io mi trovo un po' impacciato perché non posso ibridarmelo da solo e ricevere tutti gli altri perché non ne ho almeno due. Dovrei farlo con la cooperativa con qualcuno. Tipo andando nel Dragonarium su Crisalide, solo questi qui. Posso tenerli tutti solo tramite ibridazione.
ma non ho io da fare, quindi devo tipo organizzarmi con i miei amici e fare qualcosa. Quindi voi, se state guardando questo video, cari miei amici, mettete tipo nella cooperativa qualche drago della crisalide, anche lo stesso che dovrebbe uscire comunque, e sarò felice di bridare insieme a voi. Del resto sono sempre messo così. Negli elementali mi mancano sempre gli stessi, io non riesco a ricevere. Comunque, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Lasciate un commento, mi piace, e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdervi i prossimi video. E noi ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti.